Bundesliga, Bayern, tappa Sinsheim per fare 3-3. Fonte immagine, Fox Sports. Nella scorsa stagione di Bundesliga, soltanto una squadra è stata in grado di stoppare il Bayern Monaco per 2 gare su 2, rimediando un pareggio all'Allianz Arena ed una vittoria in casa, l'Hoffenheim. La nemesi di Ancelotti, iperbolicamente parlando, è il 3-4-3 di Nagelsmann, che tanto male gli ha fatto in una stagione al limite della perfezione per la squadra di Sinsheim. Oggi, nella terza giornata di campionato, i campioni di Germania tornano sul luogo del delitto, dove l'anno scorso hanno perso una delle 2 partite stagionali. 6 punti, punteggio pieno, per il Bayern, mentre l'Hoffenheim è fermo a 4 dopo il 2-2 con Leverkusen di 2 settimane fa. Defezioni importanti per i padroni di casa, che devono fare a meno di Kevin Vogt al centro della difesa, di Zuber sulla corsia sinistra e di Gnabry in attacco, oltre a Szalai. Nagelsmann insisterà sul proprio 3-4-3 e sui propri uomini, inserendo però Nordtveit al centro della difesa davanti a Baumann, affiancato da Bikak-Cheek e Hübner, Kaderabek e Schulz occuperanno le corsie, con Amiri favorito su Rupp per affiancare Demirbay al centro del campo. Probabile che in avanti il trentenne tecnico vada all-in, con Hut, Kramaric e Sandro Wagner. In caso decidesse di aggiungere un uomo in più in mezzo, che sarebbe Rupp, l'ultimo citato sembra il favorito ad uscire, visto l'ottimo inizio stagionale di Hut e l'importanza di Kramaric. Fonte immagine, Twitter @sen99. Ancelotti ha rivisto soltanto ieri sia Vidal che James Rodriguez, rientrati dal Sud America dopo gli impegni con le rispettive nazionali, probabile che i due vengano tenuti a riposo in vista della Champions League, visto che le alternative non mancano al tecnico reggiano. Si è rivisto anche Javi Martinez, il quale non dovrebbe comunque trovare spazio, al centro della difesa infatti spazio per Hummels e per il grande ex numero 1 Niklas Süle, ancora out Boateng. Il grande ex numero 2 è invece Sebastian Rudi, che sarà regolarmente a centrocampo vicino a Tolisso e Thiago Alcantara, con lo spagnolo che avrà licenza di staccarsi in avanti. Dubbi da risolvere sulle corsie, Müller e Coman spingono per una maglia, ma al momento sono Robben e Ribéry i favoriti per affiancare Lewandowski, intoccabile. Novità anche sulle corsie, con Alaba e Bernat costretti ai box sarà il Jolly Kimmich a giocare a sinistra, con Rafinha, fresco di compleanno festeggiatissimo sui social dai compagni attuali e del passato, a destra. Nessuna novità in porta, Manuel Neuer è di nuovo a disposizione e pronto a giocare al primo minuto. Hoffenheim, 3-4-3, Baumann, Bikak-Cheek, Nordtveit, Hübner, Kaderabek, Demirbay, Amiri, Schulz, Hut, Wagner, Kramaric. All. Nagelsmann. Bayern, 4-2-3-1, Neuer, Rafinha, Süle, Hummels, Kimmich, Rudi, Tolisso, Robben, Thiago Alcantara, Ribéry, Lewandowski. All. Ancelotti calcio d'inizio fissato per le ore 18:30 alla Rhein-Neckar Arena di Sinsheim agli ordini di Daniel Siebert.